La Pistoiese è concentrata sul lavoro, prepara con meticolosità il match interno di domenica prossima al Melani, calcio d'inizio alle 14.30 contro la Viterbese degli ex Ianna Rilli e Varutti, reduce da una brutta sconfitta interna subita contro l'Olbia. La vittoria degli arancioni, ottenuta contro il Tuttocuoio, ha portato un'ondata di entusiasmo soprattutto tra i tifosi. I giocatori sono tranquilli e non si esaltano più di tanto. Martedì sera al Tennis Club Pistoia, Corrado Colombo è stato premiato da Radiodiffusione Pistoia quale miglior giocatore arancione del mese. Gli è stata consegnata da Franco Giorgi una targa ricordo. Il mese scorso il premio era andato al centrocampista Luperini. Alla simpatica iniziativa sono intervenuti il direttore generale della Pistoiese Marco Ferrari e il responsabile dell'area tecnica Bolla. Gli arancioni oggi si sono allenati al campo Frascari, giovedì si sposteranno nell'impianto sportivo di Pistoia Ovest dove disputeranno il collaudo sulla palla contro la squadra Berretti.